E bentornati alle Fonti Advisory Update. Innanzitutto vorrei soltanto definire il tema di questo blocco, che sarà sicuramente un tema davvero importante, ovvero tutto ciò che accade con Alitalia e non solo. Parleremo anche di Atlantia, insomma ci focalizzeremo sul comparto ovviamente dei trasporti. Perciò siamo in compagnia di Andrea Giuricin, CEO di TRA Consulting. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Allora, partiamo di Atlantia. Io vorrei dare un po' di background, ovviamente, per i nostri telespettatori. Il piano industriale di ITA è in via di revisione per adeguarsi alle nuove previsioni riviste al ribasso sulla ripresa del trasporto aereo. I numeri del piano verranno ridotti rispetto al piano della NewCo presentato il 18 dicembre, 2020. In particolare, la flotta dovrebbe diminuire da 52 a 45, 48 aerei. E di conseguenza i 5.200 e 5.500 dipendenti inizialmente previsti dovrebbero scendere in un range tra 4.500 e poco più di 5.000. Non solo, viste le dimensioni ridotte, si prevede che per l'avvio possano servire risorse pubbliche per circa 2 miliardi, il resto dei complessivi 3 miliardi serviranno a completare il piano. Tra poco andremo a vedere anche i dettagli. Però vorrei partire giustamente con una domanda molto semplice. A questo punto si vede che si tratta della creazione di una società molto piccola. Ne vale la pena? Indubbiamente stiamo parlando di una società estremamente piccola. Teniamo conto che una flotta di 40-45 aerei davvero fa fatica a competere contro i grandi gruppi. Teniamo conto i due grandi gruppi in termini di passeggeri nel 2019, cioè prima della crisi, erano Ryanair e il gruppo Lufthansa, che avevano circa 150 milioni di passeggeri. Ora, andare a pensare di competere contro questi grandi gruppi, che comunque stanno rimanendo in piedi nonostante la crisi durissima, dopo o comunque in un periodo di ripartenza estremamente complesso, è chiaramente estremamente difficile da pensare. Quindi il punto chiave è: davvero questa ITA potrà rimanere sul mercato? E soprattutto è valida l'idea di avere una stand alone, cioè di stare da sola sul mercato senza nessun partner veramente forte? Teniamo conto che il mercato aereo si è davvero concentrato negli ultimi anni. Negli ultimi 20 anni, dal 97, quando si è partita con la liberalizzazione, a mano si sono creati grandi gruppi, IAG, gruppo Lufthansa, Air France-KLM, quindi tutti grandi gruppi che combattevano contro le low cost. E qua si trova l'Italia da sola in un periodo estremamente complesso. Assolutamente sì, tra l'altro, ascoltandola proprio, ho pensato che anche il comparto automobilistico ha vissuto tantissime fusioni sia negli Stati Uniti ma anche qua in Europa. Quindi, quale sarebbe secondo lei la soluzione migliore per quanto concerne all'Italia, magari anche vendita di alcuni asset a Lufthansa, o come vede, ecco, risolversi questa situazione? Indubbiamente l'opzione Lufthansa era sul tavolo già da 4 anni a questa parte. Il problema enorme in questo momento per andare verso Lufthansa è quello che Lufthansa, avendo ricevuto degli aiuti Covid nel maggio dell'anno scorso, ha un ban di acquisto per quanto riguarda altre compagnie o altri asset di compagnie, fin tanto che non viene restituito almeno il 75% di quel prestito. Ora, è chiaro che Lufthansa potrebbe essere la soluzione, fra virgolette, più intelligente, perché Lufthansa storicamente ha acquisito le diverse compagnie. Pensiamo a Swiss, pensiamo a Brussels Airlines, Austrian Airlines, e a mano ha creato un grande gruppo multi-hub, cioè con diversi centri importanti di partenza, grandi aeroporti come Zurigo, oltre a Francoforte, Monaco, o Brussels, o la stessa Vienna. Quindi quella era la soluzione più logica, però esiste il problema di questo divieto europeo. L'altra soluzione è quella di una vendita sul mercato. Vendita sul mercato significa andare a vendere diversi asset di Alitalia, della vecchia Alitalia, sul mercato. Però è altresì chiaro che in questo momento è difficile trovare degli acquirenti per questi asset, perché chiaramente il periodo è estremamente complesso. Però su alcuni asset sicuramente ci sarebbe molto interesse da parte dei diversi attori, dei diversi protagonisti del settore. Pensiamo agli slot di Linate. Pensiamo a alcuni mercati come il mercato interno, dove l'Italia ha ancora una certa quota. Indubbiamente sul mercato internazionale, dove l'Italia è estremamente debole, era estremamente debole, chiaramente lì probabilmente entreranno nuovi attori in competizione.
Ecco, invece abbiamo ovviamente un neogoverno con Mario Draghi, il Premier. Potrebbe essere più facile un accordo con Berlino e soprattutto come affronterà questo dossier Mario Draghi? Perché abbiamo visto che comunque è un decision taker, decision maker anche, e cioè affronta le problematiche molto molto veloce. Sì, assolutamente. Teniamo conto che si è discusso venerdì scorso e sabato scorso a livello italiano fra i diversi ministri, quindi il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, che adesso è diventato mobilità sostenibile Giovannini, il ministro Giorgetti e quindi lo stesso MEF, quindi Confranco. Si è parlato per cercare di trovare una soluzione per Alitalia. Perché? Perché oltretutto bisogna trovare un accordo con la Commissione europea. Quindi sicuramente Draghi può essere de decision maker o decision taker, però al tempo stesso bisogna tenere in considerazione che ci sono dei paletti da parte della Commissione europea. La Commissione europea ha messo questi paletti ormai da oltre un mese tramite la lettera inviata al governo per dire attenzione, se volete far ripartire la nuova Alitalia rispetto alla Betco, quella che ha perso tutti questi soldi, beh, la nuova Alitalia, se la volete pubblica, dovete fare attenzione che ci sia discontinuità. E su questi punti di discontinuità c'è la vera partita. Perché a questi punti bisognerebbe rispondere e la Commissione teoricamente non potrebbe tornare indietro rispetto a un documento scritto qualche mese fa o qualche settimana fa. Quindi di fatto siamo in una vera e propria trattativa politica. La forza di Mario Draghi, indubbiamente anche a livello europeo, può sicuramente aiutare a trovare una soluzione. Però è altresì vero che la soluzione, la situazione è davvero disperata perché la vecchia Betco, la cosiddetta cattiva compagnia dove ci rimarranno tutti gli asset, tutti i debiti, tutti i debiti, ma gli asset no, perché verranno venduti o trasferiti alla nuova vita, beh, questa Betco ha finito i soldi. Ha finito i soldi tanto che abbiamo sentito che ha fatto fatica a pagare gli stipendi, tanto che non paga da mesi molti dei propri fornitori. Quindi si trova in una situazione estremamente disperata, il tempo è strettissimo. E la trattativa comunque rimane a livello politico fra governo italiano e Commissione europea e chissà anche altri governi, magari governo tedesco e magari anche altre compagnie aeree europee. Ecco, nel caso all'Italia, le parti sociali hanno avuto un ruolo importante. Che cosa è che vogliono secondo lei? E ha fatto bene a ricordare che venerdì sarà l'incontro tra il governo e non solo ovviamente la commissaria UE per la concorrenza Margrethe Vestager, che spesso è chiamata anche The Nightmare, soprattutto però per le aziende tech, quindi ci tenevo a specificarlo. Che cos'è che vogliono secondo lei le parti sociali? Perché lo chiedo per il semplice fatto che hanno avuto sinora un ruolo davvero importante, perché magari se non ci fossero po ci poteva essere già una vendita sia Lufthansa o magari una fusione. Sì, esattamente. Sicuramente le parti sociali hanno avuto una certa responsabilità negli ultimi anni su dove si è arrivati in questo momento sulla partita Alitalia. Bisogna però anche dire che il ruolo principale, a mio parere, è stato giocato sempre dalla politica, che ha cercato di mantenere buone, passiamo un attimino a questo termine, per cercare di mantenere appunto buone le categorie sindacali. Detto questo, però, l'azienda, se non sta sul mercato, ricordiamoci che ci sono tante altre aziende che sono quotate, dalle low cost alle compagnie tradizionali, che fanno concorrenza dall'Italia. Quindi aiutare una singola compagnia non ha senso e oltretutto distorce il mercato. E bisogna fare molta attenzione perché una distorsione del mercato chiaramente va a influire sui valori delle stesse aziende che sono in concorrenza. Quindi se si decide di andare per una soluzione che non tiene in considerazione elementi di mercato, al tempo stesso si rischia di distorcere il mercato stesso. I sindacati vorrebbero chiaramente ripartire con un'azienda più grossa, con più dipendenti, ma è altresì chiaro che in questo momento con la crisi Covid che ci ritroviamo ancora nel pieno della crisi Covid. Ricordiamo che gennaio si è chiuso con circa meno 90% di traffico rispetto a gennaio del 2020, gennaio 2021 rispetto al 2020. Quindi i prossimi mesi non saranno facili, però i sindacati lavoratori vorrebbero ritornare sotto l'ala pubblica ancora una volta con i soldi pubblici e cercare di avere il più alto numero possibile di dipendenti. Questo però si scontra un po' con la realtà del trasporto aereo moderno, diciamo, di questi ultimi anni e anche con la realtà Covid. Senta, ho visto la sua opinione ovviamente su Twitter e quindi lei dice che per Alitalia sono stati sprecati tantissimi soldi pubblici per mantenere un'azienda zombie. Allora, che cosa è che suggerisce questo tweet? Che non bisogna sprecare più soldi e che cosa dovrebbero fare invece? Beh, Mario Draghi l'ha detto molto chiaramente nel suo discorso, Sì. cioè non ci sarebbe spazio per le aziende zombie, perché
bisogna cercare di, diciamo, di salvaguardare il mercato, quindi il mercato aereo nel suo complesso. Ricordiamo che il mercato aereo non sono solo compagnie aeree, ma sono anche compagnie aeroportuali, sono tutti fornitori di servizi, dal handling al carburante, a tutti i servizi che vengono intorno al trasporto aereo stesso. Quindi continuare a dare soldi a un'azienda che non stava in piedi prima della crisi. Ricordiamo, Alitalia nel 2019 aveva un margine operativo, un EBIT margin del meno 14%, quando tutte le altre compagnie avevano degli EBIT margin superiori anche al 10%, addirittura in alcuni casi ci avvicinavamo al 15%. Alitalia perdeva mezzo miliardo di euro, quindi dare altri soldi non ha senso. Quello che c'era da fare già da mesi, che continuo a ripetere, chiaramente più passa il tempo più è difficile farlo, era quello di fare un tender vero e proprio, quindi una gara vera e propria per l'assegnazione degli asset all'Italia. E chi era interessato a quei determinati asset, ripeto, alcuni asset potevano essere interessanti, poteva acquistarli sul mercato. Questo è anche quanto è stato richiesto dalla stessa Commissione europea nella lettera. Quindi, diciamo, io lo dico da un po', bel po' di tempo, la Commissione europea ha ribadito questo punto nella lettera inviata al governo italiano, che era ancora il governo Conte, teniamo conto. Ecco, intanto le chiedo un parere molto generico, in un flash proprio abbiamo visto che il mondo del lavoro è cambiato tantissimo, soprattutto questo cambiamento causato dalla pandemia, e cioè ad oggi tantissime conferenze, riunioni si svolgono tramite Skype, Zoom o Google Meet o qualsiasi altra piattaforma. Come può sopravvivere una compagnia aerea in questo mondo post-Covid che è naturalmente cambiato? E non mi riferisco qua solo ad Alitalia, ma anche se vogliamo Ryanair o EasyJet o qualsiasi altra azienda, Wizz Air. Sì, io ho la fortuna di far parte anche di GBTA, che è la Global Business Travel Association, faccio parte del board italiano, quindi spesso abbiamo affrontato questo tema, cioè come sarà il business travel soprattutto, perché sul leisure possiamo immaginarci, e già l'abbiamo visto l'estate scorsa, può ritornare abbastanza in fretta, appena ci sono le vaccinazioni, appena si ritorna, tra virgolette, a un mercato normale. Ma il business travel, cosa ne sarà del business travel? Beh, qua la domanda è difficile da rispondere, credo che nessuno lo sappia veramente. Quello che ci possiamo aspettare è che in realtà tutti questi mezzi tecnologici, da Zoom a Skype e via dicendo, in realtà possono diventare quasi un moltiplicatore di possibilità di incontri. Gli incontri continueranno ad essere necessari, fra le persone, anche incontri fisici, e chiaramente il fatto di poter utilizzare anche, o il fatto di utilizzare sempre di più queste tecnologie, in realtà può diventare quasi un moltiplicatore. È però chiaro che parlando con tutti gli amministratori delegati, con gran parte degli amministratori delegati delle compagnie aeree o anche compagnie ferroviarie, il punto è chiaro, il processo non sarà così veloce, anche perché ricordiamoci, usciamo da una recessione che ha visto, ad esempio, l'Italia far cadere il PIL dell'8-9%, quindi indubbiamente c'è anche un problema di domanda e di capacità di spesa delle diverse aziende e dei diversi consumatori. Quindi è difficile fare previsioni, ma è possibile pensare che nel medio-lungo periodo comunque si possa ritornare a crescere in maniera importante. Ecco, un altro argomento che vorrei toccare è Atlantia, perché è sicuramente altrettanto interessante. Intanto oggi il titolo è poco sopra la parità, però ci tenevo a sottolineare che sono quasi 3 anni che Atlantia vive con la prospettiva di vendere ASPI e ha avuto però tanto tempo di riadattarsi, di riadattare il proprio business, ovviamente dopo tutto ciò che è successo con il Ponte Morandi. Poi c'è stata anche una forte partecipazione del governo con Luigi Di Maio, che ha detto più cose, è stato sempre molto vocale sotto questo punto di vista, però sono passati, scusate, quasi 3 anni e la situazione è quella che è. Io naturalmente le chiedo come crede che il governo Draghi andrà ad affrontare il dossier Atlantia, che è altrettanto interessante perché il saga continua già da un bel po' di tempo e l'ultima offerta del CDP non è piaciuta perché giustamente i Benetton dicono i soldi non bastano. Sì, esatto, l'offerta è stata ritenuta dagli azionisti di ASPI, di Autostrade per l'Italia, insufficiente. E qua è una partita anche qua molto politica e in parte di mercato. Quello che posso cercare di far sottolineare è che più o meno da quando è arrivato il governo Draghi il titolo Atlantia comunque ha guadagnato un 15-20% in borsa, quindi indubbiamente c'è fiducia che Draghi possa far trovare o il governo Draghi possa andare verso una direzione di mercato.
Indubbiamente il fatto che al governo la componente, quella diciamo più contro la famiglia Benetton, che era guidata da Toninelli o dai comunque esponenti dei 5 Stelle, non ha più, diciamo, non è più partito, diciamo, azionista maggiore di un governo come quello che era del Conte 2. Quindi da questo punto di vista la minaccia di revoca sembra essere un po' scemata. E quindi anche da questo punto di vista poi la partita si fa veramente sul prezzo. Quello che è chiaro è che, a mio parere, Draghi non farà più, non avrà quell'interventismo che abbiamo visto, ad esempio, nel luglio scorso, poco prima della inaugurazione del nuovo Ponte Morandi, con il titolo, che è andato su e giù magari del 10-15% nel giro di una giornata perché ci sono dichiarazioni del primo ministro, all'epoca era chiaramente Conte. Quindi quello che io mi posso aspettare è che comunque si va verso una normalizzazione dei rapporti. Adesso vediamo quale sarà la risposta definitiva a questa offerta, se arriverà una controfferta superiore a questi 9 miliardi e 2. È chiaro, come dicevo già dal luglio scorso, è tutto in questo momento una questione di prezzo e bisogna capire bene qual è realmente il prezzo a cui Aspi può essere venduta. Quindi Aspi è tenuta in gran parte da Atlantia, come sappiamo, l'88% da Atlantia, quindi gli azionisti di Atlantia cercheranno di massimizzare i propri ricavi su questa vendita. Ecco, invece, che cosa ne pensa della partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti praticamente da tutte le parti, che sicuramente rende l'azienda una potenza? Io rispondo con le parole di Draghi, ancora una volta. Draghi ha detto molto chiaramente che il ruolo dello Stato non è quello dello Stato imprenditore, bensì è quello dello Stato regolatore. Quindi sulla partita, ad esempio, autostrade, sicuramente ci sono state delle mancanze da un punto di vista regolatorio negli ultimi decenni, quindi non mi riferisco agli ultimi anni per forza, negli ultimi decenni per quanto riguardava la regolazione autostradale, delle concessioni autostradali. Quindi lo Stato regolatore significa che deve far delle regole certe e sicure in modo che poi gli investimenti possano arrivare. Il fatto che intervenga continuamente un determinato operatore, che di fatto è pubblico, perché di fatto è pubblico, è controllato perlomeno in gran parte dal pubblico, questo tende a non far arrivare altri investimenti stranieri e oltretutto salvare aziende che magari, non nel caso di Atlantia, ma in caso di altre aziende, abbiamo visto sicuramente entrare nel capitale per cercare di dare una spinta con il pubblico, a mio parere non è positivo. Tutto questo distorce anche in questo caso il mercato. Quindi bisogna fare attenzione al ruolo di Cassa Depositi e Prestiti. Io credo che Draghi, da questo punto di vista, abbia una sua visione, almeno la sua visione l'ha messa giù sul tavolo proprio nella presentazione iniziale al Senato, dove ha ripetuto appunto quella frase circa il ruolo dello Stato. No, infatti sono molto contenta che lei ha portato questo argomento del modello Stato imprenditore. Quindi possiamo dire che sarà ridimensionato con il nuovo governo, perché il governo Conte, sia Conte 1 che Conte bis, ha, come dire, un po' sostenuto il modello Stato imprenditore. Sarà ridimensionato? Io mi aspetto da un governo Draghi, secondo le sue parole, che questo ruolo dello Stato imprenditore possa essere ridimensionato. È chiaro che la transizione, bisogna essere realisti, la transizione non può essere immediata. Pensiamo a dossier Alitalia, dossier Ilva, è davvero difficile dare una discontinuità totale. Ora, può essere sempre data, ma è chiaro che comunque credo che la direzione sia quella di tornare indietro dallo Stato imprenditore che abbiamo visto molto bene e con molti soldi pubblici negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni di governo Conte, dei due do governi Conte, rispetto a un governo Draghi che sembra perlomeno avere un'impostazione completamente diversa. Ottimo, grazie mille ad Andrea Giuricin, CEO TRA Consulting. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi.